E bentornati in Elden Ring, per cui cacciamo questo segnalino e proseguiamo verso questa zona. Cavalluccio. 1 da quella parte. Andiamo. Qua c'è. Ci sono cose, ci sono. Uccidiamoli. Sorella. Dai. C'è un oggettino là sotto. Ammazziamo prima quello, però. Ma vista, madonna mia. È un falco, sai. Perfetto. Aspetta un attimo, forse è troppo alto il volume. Ok. Siamo qua. Perfetto. Dobbiamo scendere, per di qua si scende. Che lacrima è? Lacrima di cristallo ventosa. Sali sopra, ok, così vediamo un po' da qui. Ah, lì c'era il dungeon. Il dungeon, giusto. Devo fare il dungeon prima. Quindi non andiamo sulla strada principale, ma andiamo un attimo indietro verso il dungeon. Bastardo. Sorella. Per 9.000 punti. What? Anche qui c'era una grotta. Questa qui. Allora, da questo lato non c'è nulla. Lì c'è qualcosa da cogliere. Ok. Dai. Perfetto. E andiamo dritti per dritto.
Quello che ci insegue? No. Devo scendere ancora più giù, però. Scendere ancora più giù. E lì c'è un uccellaccio che ci aspetta. Si vede qualcuno? No, perfetto. Proseguiamo. Giù non c'è nulla. Scendiamo da qui. Dai, scendi giù, su. Bella uccisione. Scusa un attimo, prendi questo. Qualcosa sotto? Non credo. No. Perfetto. Entriamo in questa grotta. Catacombe di Caelid. Allora, attiva questo. Riposiamoci un attimo. Un livello lo possiamo fare, attenzione. E no, Fede, abbiamo detto. Andiamo piano piano. Marcescenza scarlatta del cavolo. Pure. Pure i fiori. Proseguiamo. Una trappola, ok. Via, 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 via. Maledetti bastardi. Questo, scusa. E proseguiamo. Proseguiamo. Secondo me non è... sembra troppo piccola come zona e infatti devo trovare il meccanismo. Inventario e i bolli li ho finiti.
Secondo me sta zona, qualche zona segreta, è impossibile che sia già finita, troppo lineare. Scansati, scansati, scansati! Tua sorella. Anche tua madre. Stato di Marica. Ho la speranza che sia vicino. Sì, perfetto. Tiro questo. Madre. Bastardo. Mamma quanto sangue. No. Porca miseria. Lo fa quell'attacco è devastante. Dato di Marica. Ecco perché questa catacomba era così lineare, perché il boss è bello complicatuccio da affrontare. Mario. Ceneri di seguace della marcescenza. Ok. E non c'è nient'altro. Però io un giretto nel dungeon me lo voglio rifare. Allora, elimina questo. Allora, sotto il passaggio segreto l'avevo trovato. E qui altri passaggi non ce ne sono. L'unica cosa che potrei vedere è qui. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Qui è quello, qui niente. E qua idem. Vabbè,
aspettiamo di morire e torniamo all'ingresso. Ok, ci siamo. Vai, catacombe. Vediamo se possiamo fare un livello. Il decimo su fede. Non credo. Manco 10.000 punti. Dobbiamo arrivare a 61. Ok, torniamo sul punto 1. Tua sorella. Avevo lasciato vivere e mi devi inseguire. L'avevamo già affrontato. Aia. Andiamoci. Per favore, grazie. Ok. E ora possiamo seguire per la strada principale. Oh, c'è un gigante là sopra. Qui abbiamo un'altra grazia. Proseguiamo per questo lato qui. Mi ha visto. Ecco, qua ci stava bene un drop. Qui non c'è nulla. La zona di sotto l'abbiamo vista prima. E allora possiamo continuare per la strada principale. E c'è un uccellaccio che eviterei volentieri. Proseguiamo. Tardo. No, strada principale. E andiamo per di qua. Barco di Seglia. Abbiamo un messaggio a terra. Vediamo un po'. Fermati alla capanna. Ok.
Ok, fatto. E abbiamo qui capanna di Govri. Govri, boh. Oh, è un piacere vederti. Un vero piacere. Govri, un grande saggio, almeno in passato. Avrei un incarico perfetto per qualcuno della tua stirpe. Giovane, forte, senza luce e in grado di sfidare le paludi scarlatte di Aeonia. Non temere, ti offrirò una degna ricompensa. Se dovessi accettare, ti svelerò il segreto di Celia, la città che vedi laggiù. Accettiamo. Ascolta la richiesta. Hai deciso di accettare. Ho bisogno del tuo aiuto per guarire una giovane. Il suo nome è Millicent. La troverai oltre Celia, quindi oltre la città. Nella chiesa in vetta alla rupe, stremata dai sintomi del morbo marcescente. Non esistono cure per il morbo marcescente che affligge Millicent. All'apogeo dell'albero madre, neanche i potenti semidei erano in grado di resistere ai suoi effetti. Ma l'agonia di Millicent può essere mitigata. Dovrai solo trovare un particolare ago. Cerca a fondo nelle paludi scarlatte di Aeonia, oltre i confini di Celia. L'ago di un oro purissimo è perso chissà dove in quelle lande. Per prima cosa devi trovare il lago d'Orpu. È nascosto proprio dalle paludi scarlatte. Poi si però quanto è promesso. Va bene. Quindi il lago è questo qui. Dobbiamo tornare indietro. Torniamo indietro e ci dirigiamo uscendo dal cancello a destra, sperando che il gigante non ci veda. Come ho detto, il gigante ci veda. Ebbene anche. Maledetto. Oggettini, oggettini. Vediamo un po' cosa abbiamo. Saetta. Ciolo. E pietra. Tua madre. La conosci? C'è un tizio, lì altri tre, lì ce n'è un quarto, è un po' troppi. Di Luzzo, un nemico non l'avevo proprio visto. Crepa. Ce n'è uno dietro. Ho visto quella cosa dell'occhio, bastardo.
Questo. Questo. Finito. 100 punti. 861. Si avvicina di un altro pezzettino. Palude di Eonia. Ed è dove devo trovare il lago per aiutare Millicent. Ehi. Ah, così? Perfetto. Molto scura come zona, molta foschia. Sì, più che essere scura, c'è foschia, c'è. Oh, sono morto. Ma porca miseria. Devo salire sul tronco. Ai. Vai qua. Questo e proseguiamo. Ritorniamo su questo ramo. Ci voglio salire. Ok. Oh, lì c'è una grazia che probabilmente è la grazia dalla quale sto arrivando. No. Perché la grazia da quale sto arrivando è qua dietro. Da questo lato qui, eh. Quindi quella è un'altra grazia che dobbiamo prendere. Dov'è? Qua. Ci andiamo giù. Oddio mio, sti fiori maledetti. Eccola. E infatti non l'avevo presa ancora. Ah, qui abbiamo un fantasmino. Vediamo il fantasma se ci dà qualche indicazione. Voglio vederlo un'ultima volta, la tua splendida lama che danza nella maccescenza scarlatta. Vabbè, speriamo che tu la possa vedere, che te devo dire. Veleno, marcescenza. Manca un drago di fuoco e siamo a posto. Abbiamo una struttura. Crepa.
Fine della via dei saggi. Oh. Perché un drop messo in quel modo, cioè. Ok, proseguiamo. Ora con i fiori maledetti. Oggettino raro. Cappello da viaggiatore. Abito da viaggio da portiere. Guanti del viaggiatore ed ebbrache del viaggiatore. E in più bottiglia di profumo. Mario. C'è un altro. Finiti? Sono finiti. Possiamo scendere qui. Lanterna. E via. Curiamoci perché non sappiamo. C'è un oggetto. Proiezione rocciosa. Là sopra c'è un drop. Pocciolo rituale. Tua madre. Quello l'abbiamo visto. Questo no, infatti. Posso salire in qualche modo? Credo di no. Attenzione! Carabeo gigante. Vieni qua. Fessura. Ci dobbiamo andare. Metti questo. Però devo trovare nel lago. Nel lago devo trovare il lago. Lago dalla punta d'oro. Pensiamo che abbiamo 61.000 punti, quindi possiamo fare il livello. Il livello che ci serviva. Terre di Caelid.
È una grotta. E non posso. Calè di cristallo. Risulta già vista, non ricordo il perché però. Un trassegno. Mi ricordo. Non me lo ricordo. Lì c'è. Aspetta un attimo. Ah, peccato. Però guarda, io farei fuori questi tre prima. Passi da qua, passi. Aspettiamo. Bella lì. Palude. Siamo sempre qui nelle paludi. Allora, abbiamo un oggetto qui e due tizi qua. Qui abbiamo un'altra grazia. Prendo il giro per di qua, quindi continuiamo verso sinistra. La vediamo più avanti. Altro scarabeo enorme. Ma non dà nulla però. Lo so, proseguiamo per di qua intanto. Questa zona così grande non me la ricordavo onestamente. Posso salire su questo tronco? Mi sa di no.
Oh cavolo. Ma che... mana per favore, grazie. Sorella. Come si dice, lo difendono bastardi. Oh mio Dio. Stendardo del comandante e ago d'oro puro. Ok, abbiamo trovato l'ago. Perfetto. Perfetto. Riposiamoci perché nuovo livello, fede, perfetto. Ah, però non posso usare gli incantesimi perché? Serve fede 12, e che pizza però. Giocata malissimo. Stato di marica. Oddio, potevo fare più la grazia in realtà. Vabbè. Mi droppa l'elmo. Quella l'abbiamo già vista. Abbiamo presa quella, non lo so, sai. Secondo me questa non l'abbiamo. E infatti.
posso ammazzarli. Attiva la marcia scienza, per cui ho un problema. E vabbè, facciamoci un giretto qui in zona. Qui abbiamo affrontato il tizio che ci ha dato l'aghetto. Là c'è quello che siamo usciti ad ammazzare. Cosa qui sopra? Ho sbagliato. Recuperato in calcio d'angolo. Non c'è niente. Questi tizi che ad affrontare è un po' complicato. Abbiamo qui. Aspetta. Via. Io una cena di guerra, buono. È rimasta una. Crepa. Quella l'abbiamo già vista. Proseguiamo verso... No, sbagliato. Peccato. Madonna mia. Quanti... punti, sono tantini 600 punti però. Elmo.
Elmo e schieneri. Schinieri. Ok, credo che abbiamo fatto tutto il set completo adesso. Ok, proseguiamo. E io sono arrivato da là, quindi abbiamo girato tutto quanto il laghetto nella zona più esterna. Vediamo un po' se nella zona centrale c'è qualcosa da controllare. Non va. Passiamo di me. Pecca. No, questo. Ignoravo questa cosa. Invasione di Millicent. Ok. Più o meno verso questo punto, credo. Andiamo. Ci siamo. È questa, infatti, la zona. Invasione di Millicent, che è lì. Rapida e indolore. Bocciolo, runa, runa e runa. Tua sorella. Ma cosa vuoi da me? Ok. Direi che possiamo finire l'esplorazione di sta valuta, che non la sopporto più. E andiamo verso di qua. Dov'è il punto 1? Via. Dritto per dritto. Ora. Il gigante mi inizia a bombardare. E infatti, subito. Parco di sedia. Ma sempre qua. Rotto le scatole.
Hai trovato l'ago d'oro puro. Come promesso, qui troverai svelato il segreto di Celia. Prendilo, è tuo. Segreto di Celia. Ora diamo un'occhiata al lago. Beh, è una vera meraviglia. L'opera di un grande artigiano, ardito e meticoloso, in grado di cogliere l'essenza della vita. Potresti concedermi del tempo? Per quanto sia ben congegnato, non servirà molto spezzato a metà. Tu fai quello che devi fare, io leggo il segreto di Seglia. Allora. Lettera, indizio, mappa, segreto di Seglia. Nota ricevuta dal saggio Gowrin, contenente i dettagli del segreto accennato. La città di Seglia nasconde la fonte. Accendi tre fuochi in cima alle torri dei braceri per rompere il sigillo. Ok, per cui nel prossimo video ci addentriamo a Seglia, dentro questa cittadina. E vediamo che cosa ne esce fuori. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio.